Stai zitto, orso. Muoviti. Speriamo che non ci siano animalisti qui in giro, perché... Ciao Polletti, questo uomo qui. È Electric Peo e ha gli occhiali zozzi, ma com'è che sti occhiali è così zozzi che non ci vedo un ceppo? Siamo di nuovo su The Legend of Zelda. E apro il video facendovi una domanda. Qualcuno ha commentato il video scorso dicendo: ehi, ma non porti la storia di questo gioco? E io ho detto: ehi, aspetta, ma questo gioco c'è una storia che è una roba infinita. Quindi io chiedo a voi: la volete? Perché io sono disposto a portarla, perché faccio dei dati separati in cui portiamo avanti la storia insieme. E si fa: ma oggi siamo qui per un motivo preciso. Innanzitutto direi di teletrasportarci, perché come potete vedere ieri stavo qui su un isolotto. Mamma mia, signori, qui, in quest'area qua, questa parte qua in particolare, qui c'è un'isola. Ho svolto forse fino adesso le sfide più difficili che abbia affrontato fino adesso nel gioco, è tanto per dire. Ma non parliamo di questo, perché oggi il nostro obiettivo è quello di montare e domare bestie. Ok? Montare e domare, hai capito? E io lo so che tu stai già pensando male quando io dico montare, perché tu hai la mente zozza, lo so. Perché anch'io quando dico montare penso a cose zozze. Ai ai ai. Noi esseri umani siamo uomini, siamo esseri zozzi. Perché piano piano, man mano che sto giocando a The Legend of Zelda Breath of the Wild, sto scoprendo cose magiche. Ovvero, ad esempio, che oltre a domare i cavalli puoi domare altre bestie, che insomma si possono prestare alla cavalcata. Guarda un po' che armi da paura che ho preso ieri in una sfida. Cioè queste le devo andare a mettere proprio... Le devo andare a portare a casa queste. Wow. Dopo le portiamo a casa perché ho comprato casa, pezza! Innanzitutto, per aumentare la nostra silenziosità, equipaggeremo tutto il set stealth da ninja, che aumenta la nostra silenziosità, appunto. Ho anche delle pozioni e dei cibi che aumentano ancora di più la silenziosità. Potremo utilizzarli, ma non voglio sprecarli, quindi andiamo. Ecco, lì c'è un cervo femmina, una piccola Bambi. Ecco. Ecco, questa è cavalcabile. Adesso noi andiamo lì e ce la montiamo bene bene, La montiamo fino a domani. Piano piano, quatto quatto, ci avviciniamo. Ehi ehi, non ti allontanare, che io già devo andare piano, no? Eccolo qui. Oh, wow, montata. Aspetta che questa può darsi che... Oh, basta, l'abbiamo già domata. Incredibile. Di solito mi buttava giù. Si vede che sono stato molto bravo. Che dire. Guardate, ho domato una Bambi. Whee! Ciao, volpe. Vaffanculo, volpe. Ah, attenzione, ma lì c'è un maschio. Bene, Bambi, vai via. È il brutto del domare queste bestie che non si possono registrare. Non si possono registrare come i cavalli e quindi tenerteli. No, quello mi ha visto, quello zozzo. Perché sta correndo in cerchio? È perché mi ha visto o perché è scemo? Non riesco a capire. Io ti monto. Guarda un po' come... Oh, attenzione! Visto? Visto, questa volta stavo per cadere, eh? Quindi che cosa fa il vostro Electric Peo? Che è sveglio, Peo, eh? Siccome Peo è sveglio, mo me magno uno di questi pasti, anzi questa pozione, che mi riempie di nuovo la barra del vigore. Eccolo qui. E l'abbiamo domato giusto in tempo. Oh, wow, ma una gran ficata. Mi chiedo perché non posso registrare questo animale al posto di un misero e stupido cavallo. Non sarebbe meglio andare in giro con un cervo con le corna piuttosto che su uno stupido cavallo? Adesso io mi chiedo, io con queste bestie posso investire gli altri animali? Ehi, vieni qua che ti chiappo sotto, guarda qua, guarda che ti inseguo adesso. Zan, hai visto, abbiamo ammazzato tua moglie. Ha! Era tua moglie? Non lo so, però comunque sia è morta, mi dispiace per te, puoi andare, perché io mi pio la carne XL di tua moglie e me la vuoi mangiare. Oh, questo, un cuoranello, questo sì che è raro e utile. Chiodone, un chiodone, questo sì che è buono e utile. Ehi, ma perché sei davanti a un fallo spento? Gerlach, che non ci stai con la testa, ecco perché. Oh, vedo altri chiodoni all'orizzonte, un altro cuoranello. Questi sono utilissimi perché quando tu prepari il cibo col cuoranello ti dà tipo dei cuori in più, temporanei ovviamente. Vediamo un po', riesco a domare a una di queste atterrandogli sulla testa? Però questo troppo in basso, devo salire più in alto. Oh, ci sta delle uova lassù, su quell'albero. E io me le pio, perché ci cucino roba buona, hai capito? Uovo, pop pop pop. Ma vediamo un po'. Ma che Cristo! Ecco, guarda, le spaventate, Link. Sei un pollo proprio. Cristo, non ci arriveremo mai adesso. Bene, teletrasportiamoci verso il prossimo animale montabile.
domabile più che altro. E questo è una gran figata. E questo qua, questo è davvero un peccato assurdo, è un peccato che non si possa registrare, perché se io potevo registrare l'animale che stiamo per andare a domare, io stavo sempre sopra quell'animale, ok? Ci andavo in mezzo alla città a fare lo svelto. Ehi, guarda un po' su cosa sto cavalcando. Minchia! Siamo arrivati al sacrario di non so cosa. Se non vi siete, cioè se vi ricordate, questo sacrario è proprio quello in cui ci siamo teletrasportati per ammazzare lo scheletro. Quindi se per caso oggi volesse risvegliarsi, ne approfittiamo e lo ammazziamo tra una cavalcata e l'altra. Oh mio Dio! Eccoci qua. Siccome piove, allora è un periodo che su Zelda... Oh, un rospo! Bam! Zozzo, preso. Ah, mia, quanto è più facile cacciare con le bombe. Oh, un furtivolo. Oh, un altro. Ah, vedo un altro cervo. Ciao, cervo. No, non volevo montare il cervo. Vabbè, ho montato il cervo. Sei incinta di me. Ciao. Ho ingravidato un cervo. Eccolo l'animale che voglio montare. L'avete visto? Si è già nascosto, eh. Eccolo laggiù. Lo vedete? Sapete che cos'è quello? Oh, dove sei? Eccolo laggiù. Quello, signori, è un orso. È un orsacchiotto, eh. E noi adesso lo montiamo bene bene, eh. E mentre che lo montiamo, gli diamo pure le sculacciate, quelle sonore, quelle fa... E lui continuerà a dire, sì, sculacciami, sculacciami. E io dirò, ok, ti sculaccio, ti sculaccio. Ok, forse è meglio dire basta. Oh, si sta girando, si sta girando, si sta girando. Eccolo. Wow, eccolo il mio orsetto, guarda come ti cavalco. Oh, già l'ho domato. Forza, muoviti, orsetto. Dai. Oh, bravo, così mi piace, orsetto. Eccolo lì lo scheletro, come vedete dorme ancora. Io ho il mio orsetto, guardate, un coniglietto tipo mistico. Quei coniglietti mistici, se li colpisci, cacano le rupie. Tipo, invece che le palline. Io ho il mio orsetto e ce ne andiamo in giro per la pianura. Ehi, 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 non sparare, io sto col mio orsetto, eh. E il mio orsetto lavatore. Non ho un orsetto lavatore, un orsetto grizzly bello grosso. Ehi, dove vai, orsetto? Ehi, muoviti, orsetto! Muoviti, muoviti! Sei il mio schiavo! Oh, dai, dammi retta! Dammi retta, orso! Non vuole ascoltarmi! Muoviti, muoviti! Sono io che comando, schiavo di un orso! Non capisco perché non mi ascolta quest'orso. Mamma mia, sto ti parlando a calci finché non riprendi, bravo! Sono proprio una brutta persona. Speriamo che non ci siano animalisti qui in giro, perché... Ehi, attenzione! Si vuole liberare l'orso! No, non ti puoi liberare, ragazzo. Tu non capisci, eh? Qui comando io. Qui comanda Linky. Comanda. Sorsetto? Tu mi accompagnerai almeno, fino alla pianura dei cavalli, dove domerò anche un cavallo oggi. Orso, ascoltami, devi andare... No, perché non mi ascolta? Sta facendo quello che vuole questo orso. Sta facendo proprio quello che gli pare. Andiamo a domare un cavallo e a questo cavallo daremo il nome di uno di voi, di uno dei polletti. Però deve essere un cavallo figo. Quei cavalli lì che stanno lì non mi piacciono. Quindi andiamo più in là a cercare cavalli più fichi. No, io uno fico. No! L'orso si vuole liberare! No! Stai zitto, orso! Muoviti! Palle quest'orso, guarda! Guarda perché non cammina! Senti, orso, mi hai rotto le palle? Vuoi combattere? Ecco la bomba! Yes! Vieni qua, no? Vieni qua! Sozzo! Oh, mi ha colpito l'orso! Io ti ho voluto così bene! Vieni qua! Bravo! Pam! Ci mette una vita a morire, lo zozzo! Ma io prima l'ho montato, adesso lo ammazzo, mi più la sua carne, hai capito? E poi ci cucino roba buona, eh? Roba buona! Ci cucino con te, hai capito? Roba buona! Mamma mia, non muore mai! È morto! Era ora! Il mio orsetto è stato così bello, ma guarda quanta carne che hai droppato! Quindi fondamentalmente non me ne frega niente se sei morto. Ehi, cavalli? Dove siete, cavalli? Che devo prendere uno e chiamarlo come un polletto. Vedo dei cavalli all'orizzonte. Non è malaccio quello marrone chiaro, eh? Non è malaccio. Eccolo il coniglio! Ha droppato le rupie, visto? Però non è strafico. Io ce n'ho uno addirittura tipo verde acqua di cavallo, pensa. Bene, polletti, punterò a prendere quello marrone chiaro. E se lo prendo, lo chiameremo come uno di voi. Oh, mi hai visto? Guarda che capello biondo che ha. Che bel capello biondo. Ah, sei mio, brutto zozzone. Oh,
Rossi. Ti è piaciuto essere montato, eh? Andiamo a darti un bel nome, va. Andiamo a battezzarti. Anche se già ti ho battezzato, non so se mi spiego, visto che ti ho montato alla grande. Stai calmo, devi fare quello che dico io. Fermo. All'inizio, perché questi cavalli non ti danno tanta retta. Quindi, non sono ancora domati al 100%, devi continuare a insistere per aumentare l'affetto tra te e lui, in modo appunto da poterli comandare a bacchetta. Siamo arrivati. Zitto. Buono. Zitto. Ma guarda, hai catturato proprio un bel animale! Vuoi registrarlo? E certo! Capito, sto qua a catturare gli orsi e poi ammazzarli, eh! Oh mio Dio, ma questo ha davvero 4 stelle di forza! Di forza! Ma questo è potente! Ah, come lo chiamiamo? Andiamo sul nostro bellissimo canale YouTube e andiamo a vedere gli ultimi commenti sul video di Zelda. No, lo chiameremo come quest'altro suddetto polletto che vedo molto spesso il suo nick. Si chiama Lucre. Lucre, col 3. Signor Lucre, lei sarà un ottimo cavallo, signor Lucre. Il nome quindi sarà Lucre, ho capito bene? Come sei capito bene? Cioè, puoi scommettere i testicoli, zio. Lo porto con me questo cavallo, benissimo. Allora Diego è da ora sotto la nostra custodia, sì, perché è l'altro cavallo. Vedete, adesso c'ha la sella, c'ha tutto. Questo è il nostro bellissimo Lucre. Zitto. Oh, guardate, ci sono quelli verde acqua. No. Scusa Lucre, devo prendere un altro cavallo. Cavallino del bambino, va pianino. Voglio almeno vedere la sua potenza. Oh yeah, I gotcha, bitch. Oh, peccato. Bene, andiamo subito a vedere la tua potenza, visto che siamo qua vicini. Oh, sto fammacello! Non mi ascolta questo! Buono! Tu guarda i cavalli, zuzio. Zitto. Ma questo non ha un cazzo di forza, ragazzi. No che non lo registro. Ma i cavalli più belli sono anche le più fregne. Lucre, scusa! Non ti volevo tradire. È che questo cavallo fa schifo in realtà. Vai via. Anzi, sai che ti dico? Vai via! Zozzo, così impari, cavallo, zozzo. Io ho il mio Lucre. Via, capra! Oh, ha ammazzato quella capra? Cioè, cavalcandogli addosso? Lucre, ma sei potentissimo. Guarda, un goboblin. Lo sapevate che se voi non toccate niente, il cavallo comunque sia seguirà il sentiero? Come non detto. Non è riuscito a prendere nemmeno l'entrata di un cancello, sto scemo di un Lucre. Lucre, ma sei uno scemo, sei. Buono. Bene, per chiudere il video teletrasportiamoci molto velocemente alla mia nuova casa che vi volevo far vedere. Eccoci arrivati adesso, vedete quella casa laggiù oltre il ponte? Quella casa è di Electric Pew, eh? Mica di sto ceppo, hai capito? Praticamente per comprare questa casa devi sborsare 3.000 rupie, hai un luogo dove cucinare, puoi far creare le cose, tipo le insegne l'ho fatta creare io, cioè sono limitate le cose. Puoi creare queste cose dove puoi tenere scudi e roba varia. A proposito, me ne serviva uno, infatti l'ho lasciato appositamente qui. Poi mi riprendo queste armi in particolare perché ci voglio mettere quelle nuove qui che... Ecco, queste sono di potenza assurda. Sono di una potenza così alta che ci lascio queste piuttosto che altre, insomma. Questa potenza 40, minchia. Guarda che roba. Sì, ma questa lancia deve stare per forza così, non è bellissima da vedere. Alla spada di fuoco la mettiamo qui perché ha più potenza, ci servirà. Qui abbiamo degli archi della concentrazione, lasciamo stare così. Questo è il mio letto dove adesso dormirò. Fino al mattino. C'era anche la musichetta da Nina Nanna, la paura. E questo è il tizio che crea le cose della mia casa. Ti serve qualcosa? Sì, cosa mi puoi fare ancora? Vuoi un giardino fiorito? Perché l'ultima cosa che mi manca da fare, oltre qualche porta arma, che si può mettere lì nella hall. Adesso muoviti, ragazzo. Questo sembra quello del real time. Come si chiama? Enzo qualcosa? Enzo... Oddio, dai, quello del real time, dai, su. L'avete capito tutti, spero. Anzi, spero di no, perché sennò vuol dire che guardava in real time, eh? E hanno messo semplicemente dei fiori nel mio giardino. Wow, incredibile. Ti rendi conto che ti ho appena dato 100 rupie per delle margherite bianche? Ti rendi conto? Non avrai un po' esagerato? Cioè, un po' troppo costoso, ragazzo, eh? Bene, polletti, questo è quanto per questo video random di nuovo di Zelda Breath of the Wild. Non scordate di lasciare un bel po' d'amore al pulsante qui sotto a forma di pollice in su. Questo era Electric.